La mostra, diciamo, è strutturata in stanze, tre stanze dell'Arca, e insieme a Martina Lolli, la curatrice, appunto, abbiamo pensato di fare una mostra molto radicale, molto sintetica, che ha a che fare col nostro modo di essere, diciamo. E nella prima stanza c'è un intro, nella seconda stanza c'è un chorus e nella terza stanza c'è un'installazione e la stanza è chiamata Outro. Fondamentalmente io quando faccio un qualcosa non faccio mai niente per raccontare, per descrivere, per illustrare. Diciamo, questo è un approccio che è molto legato magari a un'altra del passato che aveva in primis come scopo principale la rappresentazione, il racconto di una storia, no? Quindi un aspetto anche costruttivo dell'opera. Nell'arte contemporanea credo che l'opera è un qualcosa, no? È un dispositivo di pensiero e ognuno in base alle proprie conoscenze, al proprio modo di essere può vedere o può non vedere. L'inaugurazione è stata abbastanza affollata. Devo dire che però è una mostra che va visitata in solitudine. La passione dell'arte nasce insieme a me perché mi è stata trasmessa da mio padre che si occupa d'arte, quindi ho avuto sempre, anche quando ero bambino, magari a 4-5 anni andavi a vedere i fuori uso, andavi a vedere, non lo so, gli essiccatoi di tabacchi di Alberto Burri, quindi insomma il Mar di Rovereto avevi comunque sia uno sguardo che vedeva quelle cose e in un certo senso rimaneva colpito. Quelle cose io credo che nonostante ciò, anche se sei piccolo, però una memoria secondo me si stabilizza.